trovati ancora una volta su palermomania.it. Come sapete, la nostra redazione da sempre si è interessata alla realtà che ci circonda, non soltanto quella palermitana, ma anche quella italiana e internazionale più in generale. E siamo stati sempre molto curiosi nell'andare a scoprire cosa accade di nuovo attorno a noi. Ecco perché oggi vogliamo parlarvi di un'associazione molto prestigiosa che opera anche a livello internazionale, impegnata nel sociale, che porta avanti tanti progetti e moltissime iniziative interessanti. Stiamo parlando del Rotaract e qui infatti abbiamo come nostro ospite il neo eletto rappresentante distrettuale del Rotaract del distretto 2110 per Sicilia e Malta per l'anno 2012-2013. Allora do il benvenuto a Carlo Belloni. Benvenuto, Grazie. grazie di essere con Grazie. noi. Allora Carlo, possiamo darci del tu, Sì, visto che sei assolutamente. giovanissimo, nonostante i tuoi 27 anni sei già medico chirurgo, quindi molti complimenti. Grazie. Allora, vorremmo iniziare parlando del Rotaract. Ci vuoi spiegare di cosa si tratta, cos'è questa associazione? Sì, il Rotaract è un'associazione, programma del Rotary International che è rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni ed è un'associazione praticamente presente su tutto il territorio mondiale. È nata nel 1968 in North Carolina, adesso i club sono talmente numerosi da ricoprire praticamente tutto il territorio. È un'associazione, quindi dicevo, rivolta a giovani tra i 18 e i 30 anni che in questi 43 anni di storia ha perseguito numerosi obiettivi e ha portato a termine grandi risultati, sia in campo locale che internazionale. Naturalmente è un'associazione che è aperta a tutti i giovani che abbiano grande voglia di fare, grande voglia di spendersi in prima persona per la comunità e proprio per questo insomma, stiamo lavorando ormai da Ecco, proprio rispetto a questo vorremmo sfatare qualche mito perché si tratta di un'associazione molte volte definita di elite, un po' di nicchia chiusa. In realtà voi siete impegnati nel sociale, a 360 gradi, siete aperti a tutti, quindi non è vero che è così. No, assolutamente, la nostra associazione, i soci della nostra associazione sono liberi professionisti, giovani studenti, quindi assolutamente nessun tipo di elite, nessun tipo di casta. Siamo giovani semplicemente con una grandissima voglia di fare, che abbiamo voglia di spenderci in prima persona sul territorio, nulla di più, insomma, tutto qui. Allora, come nuovo rappresentante siamo curiosi di conoscere il tuo programma e quali sono i progetti che intendi portare avanti. Allora, il programma che ci vedrà coinvolti tutti come associazione, parliamo di distretto, quindi club siciliani e club maltese, nel 2012-2013 è rivolto a minori e a donne vittime di violenza domestica. Abbiamo scelto questo tipo di tematica soprattutto perché, oltre che ad essere particolarmente in voga nell'ultimo tempo, perché Certo. comunque è un fenomeno in emersione, abbiamo purtroppo a nostra disposizione dei dati abbastanza scoraggianti che addirittura parlano di circa 6.743.000 donne vittime di violenza in Italia, parliamo di donne comprese tra i 16 e i 70 anni. Quindi sicuramente è un fenomeno presente, un fenomeno molto incisivo sul territorio, per cui il nostro impegno sarà rivolto a questo tipo di problematica che Tra l'altro, in cerchiamo di. molte non denunciano, a quanto dico di Sì, circa il dati. 96% delle donne addirittura non denuncia la violenza subita, segno che evidentemente c'è una sfiducia nel meccanismo che le tutela e segno appunto che dobbiamo impegnarci anche in un tipo di azione preventiva proprio per slatentizzare questo fenomeno e portarlo assolutamente a galla. Ecco, andando un po' più nel particolare, cosa avete intenzione di fare? Ci saranno dei centri magari di supporto per queste Sì, donne? il progetto è stato diviso in due parti per pura ragione di semplicità, solo per semplificarlo un pochino. Il progetto si chiamerà Nemmeno con un fiore, giusto Il titolo per emblematico. titolo abbastanza emblematico, vedrà una prima parte di semplice sensibilizzazione sul territorio, quindi faremo capire alle donne, ai minori che sono vittime di violenza, che c'è qualcuno che può occuparsi del loro problema. Quindi ci sono delle forme di tutela, che sono i centri antiviolenza, sono presenti sul Certo. territorio, magari le vittime non ne conoscono l'esistenza, ma ci sono, lavorano e sono assolutamente operativi e funzionali. La seconda parte del progetto, quella chiamata proprio passare all'azione, consisterà semplicemente nel supporto a centri antiviolenza sparsi sul territorio siciliano e maltese. Quindi un'iniziativa importantissima, È secondo importante soprattutto perché credo che ci sia bisogno di parecchia informazione e sensibilizzazione, oltre che naturalmente supporto, è qualcosa assolutamente di imprescindibile, penso. me. Carlo, vuoi lanciare un appello, un messaggio ai soci del Rotaract e più in generale a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando? Sì, ai soci del Rotaract sento di dire molto sinceramente continuate a spendervi in quello in cui credete. Se siamo arrivati qui al 2011 con tutti questi risultati portati a termine in questi 43 anni di storia, continuiamo ad andare avanti sempre al servizio della nostra comunità. Ai ragazzi più in generale, ai ragazzi tra i 18 e i 30 che vogliono unirsi a noi, che vogliono magari far parte della nostra associazione, dico è un mondo assolutamente meraviglioso. Ci spendiamo in prima persona per la comunità, locale, per la comunità nazionale, per la comunità internazionale. È una grande opportunità di servizio, potete
posso dire, non lasciatevi scappare questa opportunità. Benissimo, allora con questo concludiamo la nostra intervista. Naturalmente molti complimenti per la tua nomina e tanti auguri per questi progetti che stai portando avanti. A tutti gli amici di Palermo Mania un saluto e alla prossima, ciao!